No, perché siamo stati qualche minuto in pubblicità, nel frattempo sono arrivate 7 agenzie e ognuna va in una direzione diversa. Quindi ho assolutamente bisogno dell'aiuto di Carlo Calenda, leader di Azione. Mi deve aiutare Calenda a decriptare la realtà, io non la capisco tanto bene, è rimasta con noi Alessandra Ghisleri. Proviamoci. Allora, prima questione, fatemi vedere dov'è Luca Sappino, perché Luca Sappino inseguiva il fotografo di Palazzo Chigi sperando che il fotografo di Palazzo Chigi lo conducesse a Conte. Luca, notizie? Allora, devo confessarti che abbiamo fatto una piacevolissima passeggiata, sì, diciamo, tra Palazzo Chigi e il Quirinale, zona Fontana di Trevi, molto bello, ma poi siamo ritornati, gioco dell'oca, a Palazzo Chigi, perché Giuseppe Conte è andato ancora in avvicinamento e molto probabilmente dovrebbe percorrere via del corso. Allora, ci chiedi la linea appena hai notizie. Quindi con tutti i colleghi che vedono le spalle, lo attendiamo. Va bene, va bene. Calenda, da dove torna Conte? Abbiamo appreso dalle agenzie che Conte è salito al Colle. Com'è definito un incontro? Un incontro che è stato definito interlocutorio, la notizia lanciata dall'ANSA da fonti di maggioranza, e aggiunge Corriere.it adesso, gelo di Renzi sulla trattativa. Allora così mi spoileri tutto. È un pezzo per volta. Allora, il tema è che Conte è salito da Mattarella. Domanda per Calenda. Perché Conte è salito da Mattarella? Che segnale è? E la giornata vira verso il sole o vira verso la tempesta? Ma io non ne ho la più vaga idea. Però se fa così pure lei, Calenda, è l'unica persona sulla quale contavo. No, ma non è che faccio così. Ma conta male, perché è un mese che andiamo avanti così. E noi possiamo vederne l'aspetto, come posso dire, anche ironico, ma c'è una questione tragica. Cioè, noi siamo il paese, tra i grandi paesi, col più alto numero di morti, i più grandi danni finanziari. Non abbiamo il recovery plan, perché dopo questo rimpallo tra il piano ciao di Renzi e quello del governo, io sfido veramente i cittadini ad andarsene a vedere le bozze. Non c'è assolutamente niente, sono dichiarazioni di buona intenzione. Si spostano i soldi da un capitolo all'altro senza spiegare cosa ci devi fare con questi soldi. Qui dicono 8 sul turismo sono pochi, mettetene 14, 22 sulla casa sono pochi, ne vogliamo 48, come se stessimo giocando coi soldi del Monopoli. In tutta questa situazione, che è la situazione di dato reale, quello che accade è che si apre una crisi di cui non si capisce nulla. Allora, io sono dal primo giorno stato convinto che questo governo non avrebbe funzionato, perché nasce da un atto di trasformismo totale di partiti che non è che non andavano d'accordo, si insultavano. Di Maio diceva non ci alleremo mai col partito di Bibbiano, Renzi diceva ce lo di ricordiamo, Maio insomma, cosa, si sono Zingaretti dette molte cose, il governo, ci sono elezioni, molto e io lo ricordo, no, ce lo ricordiamo, secondo me, se lo ricordiamo, secondo me non è tanto vero, perché siamo un paese di amnesie. Per esempio, non ci ricordiamo che Conte era chiamato da quelli del PD burattino di Salvini e poi l'hanno chiamato dopo un mese punto di riferimento dei riformisti. Quindi un governo in queste condizioni, davanti a una grave crisi, non può che funzionare male. Dopodiché, quando tu stai in una condizione con 80.000 morti, le cose vanno fatte seriamente, va fatta seriamente l'opposizione. Quindi quando fai una critica proponi, come noi abbiamo sempre fatto, una soluzione alternativa. O quando apri una crisi di governo, lo fai in modo serio e netto, spiegando in cosa cavolo. In questo momento vuoi. La crisi di perché governo se che ha il aperto Italia non Viva funziona, non è seria? No, non lo è, perché non si capisce nulla. Perché se tu dici il governo non funziona, i ministri non funzionano, e poi dici ma noi non abbiamo pregiudiziali su Conte, non vogliamo il rimpasto, ma allora che cacchio vuoi? Che mettano due cose del piano ciao nel recovery fund? Ma cos'è, ma il veramente? Piano ciao? Ma stiamo scherzando? E il recovery fatto da Renzi? Il piano è quello di Renzi, l'integrazione da Renzi, non è un recovery, sono 60-61 punti che, se ci mettiamo io e lei, possiamo scrivere tipo voglio bene alla mamma, voglio che i giovani siano accuditi, perché questo è il livello. Allora, questa roba non è seria dal primo minuto, così come, se posso dire, non è serio il fatto che Conte, che ormai si crede ovviamente il centro dell'universo conosciuto, perché durante la fase acuta della malattia, come è normale, tutti il si paese, sono stretti certo. vicino alle istituzioni, Conte abbia questa cosa per cui dice
io so io e voi non siete niente. Aspetti, aspetti un attimo, però aspetti un attimo che lei mi faccia capire. Improntati alla non serietà. Le chiedo, lei dice non è una cosa seria quella che sta accadendo.